Grazie Presidente. Oggi presentiamo questa mozione con la quale intendiamo mantenere in mano a Roma Capitale la partecipazione azionaria all'interno di Aceato 2 S.p.A. Si tratta dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato per conto dell'Ato 2 e quindi stiamo parlando del territorio di Roma e provincia. Ma cosa è successo? Nel 2015 l'allora sindaco Marino ebbe la brillantissima idea di razionalizzare il numero di partecipazioni di Roma Capitale nelle varie società per azioni che danno servizi alla città. La delibera numero 13 trattava inoltre la vendita di una quota piccola, il 3,53% appunto di Aceato 2 SPA, e i nostri consiglieri comunali, al tempo in opposizione, votarono contro. Quindi oggi per coerenza andiamo a modificare, a dare un indirizzo affinché venga modificata quella delibera, perché questa amministrazione non intende assolutamente vendere le proprie quote del servizio essenziale che è appunto la gestione dell'acqua. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale e secondo noi tutti i servizi pubblici locali, proprio per la loro vocazione, devono stare in mano ai comuni. La quota in mano a Roma Capitale garantisce inoltre la possibilità di nominare un membro nel consiglio di amministrazione del gestore e quindi di conseguenza svolgere anche una funzione di controllo e garanzia del servizio erogato. La legge 124 del 2015, la cosiddetta legge Madia, prevede anche la riorganizzazione delle partecipate degli enti locali. Sono escluse però da questa fase le aziende che forniscono servizi pubblici locali. Per i servizi pubblici locali la Madia aveva previsto un testo unico apposito che l'ultima settimana di novembre 2016 la Corte Costituzionale ha bocciato in toto. Sicuramente quello è stato un segnale poi per il voto del 4 dicembre che ha visto stravincere il no a favore della Costituzione. Il testo unico dei servizi pubblici locali in sostanza prevedeva un'ulteriore privatizzazione degli stessi. Come Presidente, se ad oggi non fosse stato già quasi tutto privatizzato già dagli anni 90. Ma io che volete che vi dica? Questa è la mentalità neoliberista secondo la quale tutto deve stare sul mercato, anche i servizi essenziali alla cittadinanza, compreso il monopolio naturale acqua e di conseguenza la sua gestione. Presidente, non c'è nessun obbligo a vendere la partecipazione del 3,53% in Aceato 2 e questa amministrazione non ha intenzione di venderla neanche in futuro. Non abbiamo nessuna intenzione di vendere l'acqua perché poi, è di questo che stiamo parlando, perché noi non intendiamo vendere la nostra madre, cosa che invece hanno fatto i politici che ci hanno lasciato le macerie qui e in tutti gli enti dove hanno amministrato. Quindi, volendo rimarcare la nostra volontà di raggiungere l'obiettivo della gestione pubblica e partecipata dell'acqua, proseguiamo con il mantenere in mano a Roma Capitale le azioni del gestore Aceato 2 SPA. Per noi questo è un piccolo gesto, ma dovuto per difendere l'acqua e la nostra prima stella. Grazie.